Rieccomi, vi avevo lasciato qui. Allora, ripartiamo da spesa, guadagno e ricavo. Tutti a pagina 358 del libro e andiamo a leggere insieme. La spesa dalla parte del negoziante. Andiamo a vedere un po'. Quando si acquista una merce, non sempre si pensa che anche il commerciante che la sta vendendo a sua volta l'ha acquistata da qualcun altro. Quando si parla di spesa, guadagno e ricavo, si osserva la compravendita mettendosi dalla parte di chi vende. Quindi ora ci mettiamo nei panni del negoziante e andiamo a comprare le cose che servono per riempire i nostri scaffali del supermercato. Quindi noi siamo questo negoziante e andiamo a fare spesa. Cosa si intende per spesa? La spesa indica quanto il negoziante ha pagato la merce al grossista, quindi la merce all'ingrosso. Per trovare la spesa bisogna fare ricavo meno guadagno. Adesso andiamo a vedere che cos'è il ricavo, però. Il ricavo è il denaro che il negoziante incassa dalla vendita dei prodotti. Quindi, ricapitolando, prima il negoziante va a comprare all'ingrosso quello che vuole mettere sui suoi scaffali, ok? In questo caso gli alimenti. Il ricavo è il denaro che il negoziante incassa dalla vendita di questi prodotti, ok? Per trovare il ricavo bisogna fare spesa più guadagno. Veniamo a vedere che cos'è il guadagno. Il negoziante rivende la merce a un prezzo maggiore di quanto l'ha pagata. Okay? Quindi per guadagnare il negoziante deve vendere la merce a un prezzo più alto. Il guadagno è la differenza tra il ricavo e la spesa. Infatti, per trovare il guadagno bisogna fare ricavo meno spesa. Talvolta il negoziante vende la merce a un prezzo inferiore a quanto l'ha pagata. In tal caso si ha una perdita, quindi non è più un guadagno, ma una perdita. Se nella compravendita c'è la perdita, non ci può essere guadagno, quindi o c'è un guadagno o c'è una perdita. Per trovare la perdita si fa spesa meno ricavo, quindi spesa, ricavo, guadagno e perdita. Allora, queste sono tante parole, vero? Forse anche poco chiare. Andiamo a fare un bel esercizio in questa tabella, così ci rendiamo conto cosa abbiamo appena letto. Ecco, è più semplice di quanto pensiate. Allora, abbiamo una colonna per il ricavo, una colonna per la spesa, una colonna per il guadagno o una perdita e il calcolo di quanto guadagna o quanto perde. Allora, vediamo l'esempio che ha già fatto. Il negoziante ricava 15 euro, ma ahimè aveva speso 16,50 euro. Quindi, essendo la spesa più alta rispetto a quanto ricavato, il negoziante ha purtroppo una perdita. Di quanto? Come si fa a calcolare la perdita? L'abbiamo appena visto. Spesa meno ricavo. La spesa, quindi 16,50 euro meno il ricavo, 15 euro. 16,50 euro meno 15 euro fa 1,50 euro di perdita. Ci siamo? Adesso proviamo a fare insieme questi. Allora, adesso abbiamo un ricavo di 20 euro e una spesa di 13. Questa volta la spesa è inferiore rispetto al ricavo, quindi si ha una perdita o un guadagno? Bravi, un guadagno. Questa volta ci ha guadagnato. Per trovare il guadagno, cosa bisogna fare? Vi ricordate? Bisogna fare il ricavo, stavolta meno la spesa, ok? È l'operazione inversa rispetto alla perdita. Quindi 20 meno 13 fa 7. Qua questa volta il negoziante ha guadagnato 7 euro. Andiamo a vedere un altro esempio. Ricavato 11,20 euro. Speso 8,40 euro. Anche qui la spesa è inferiore al ricavo e quindi il negoziante ci ha guadagnato o ci ha perso? Bravi, ci ha guadagnato anche qui. Per trovare il guadagno bisogna fare il ricavo meno la spesa, quindi 11,20 euro meno 8,40 euro, troviamo quanto ha guadagnato. Quanto ha guadagnato? Le operazioni potete farle anche negli spazi bianchi, lo sapete che il libro è a disposizione, quindi vedete in colonna quanto ha guadagnato? Ha guadagnato 2,80 euro. Bene, ultimo esercizio della tabella.
Il ricavo in questo caso è di 12,50 euro, invece la spesa di 15. Ahia, la spesa qui è maggiore rispetto a quanto ricavato. Quindi avrà guadagnato o perso? Purtroppo è in perdita perché la spesa è maggiore rispetto al ricavo. Quindi per trovare la perdita si fa spesa meno ricavo. 15 meno 12,50. Anche qui in colonna, quanto trovate? Il negoziante ha perso 2,50 euro. Ci siamo? Vero che è più facile, visto in tabella che è tutto scritto a parole? Allora, non vi preoccupate, adesso andiamo a fare tre problemini per allenarci. Allora, io vi aiuto e adesso insieme mettiamo queste paroline e per capire i dati, visto che sono cose nuove. Però le operazioni poi sul quaderno le fate da soli, le correggeremo nel prossimo Meet, va bene? Allora, leggiamo. Un negoziante ha venduto una borsa non più di moda a 45,50 euro. L'aveva pagata 50 euro. Quanto ha perso? Allora, quali sono i nostri dati? 45,50 e 50 euro. Allora, 45,50 che cos'è? È la borsa venduta dal negoziante a questo prezzo. Quindi questo è il ricavo del negoziante, perché l'aveva pagata 50 euro, quindi questa è la spesa del negoziante come dato, ok? L'aveva pagata 50 euro, l'ha rivenduta a 45,50 euro, ok? Quanto ha perso, perdita, è la parola chiave per trovare che operazione vi serve per risolvere questo problema. Ricopiate il testo e lo svolgete come nostro solito. Secondo problema. Nel negozio di elettrodomestici un frullatore costa 48 euro. Il prezzo all'ingrosso è di 37,50 euro l'uno. Quanto guadagna il negoziante se ciascun frullatore, su ciascun frullatore? Quanto guadagna se vende 12 frullatori? Attenzione qui, due domande, quindi due operazioni. Attenzione, dopo a svolgerlo. Allora, vediamo i dati. 48 euro che cosa sono? Il costo di un frullatore nel negozio, quindi è quanto il negoziante lo vende, quindi 48 è sempre il ricavo, mentre il prezzo all'ingrosso è la spesa. Ci siamo? Quindi 48 ricavo, 37,50 euro spesa. Attenzione a questo l'1 e qua nella seconda domanda c'è un altro dato, 12. Attenzione, la parolina chiave qua nella prima domanda guadagna. Va bene? Ultimo problema, il fioraio vende le rose a 3,70 euro l'una. Su ciascuna rosa guadagna 1,50 euro. Quanto aveva pagato ciascuna rosa? Allora, il primo dato è 3,70 euro. Che cos'è 3,70 euro? 3,70 euro per il negoziante è il ricavo. Quindi qui scriviamo ricavo. Su ciascuna rosa guadagna, parolina chiave, guadagna 1,50 euro, lo dice la parola, 1,50 euro è il guadagno del negoziante. Ok? Adesso mettete questi problemi sul quaderno e li risolvete. Dopo questi esercizi vi lascio un problema in cui riassumiamo tutto quello studiato finora e anche le tabelle riassuntive che poi recupererete sul vostro quaderno. Rieccomi. Allora, proviamo a fare insieme questo problema in cui riassumiamo le cose che abbiamo imparato oggi. Quindi, costo unitario, costo totale, spesa, guadagno, ricavo. Ci siamo? Allora, leggiamo insieme questo problema. Valentina ha un'azienda agricola. Ha deciso di vendere 6 barattoli di zucchine in agrodolce al signor Luigi. Il costo è il seguente. Costo di un barattolo, quindi costo unitario, 3 euro. Costo di 6 barattoli, costo totale. Come facciamo a trovare il costo totale? Vi ricordate? Allora, moltiplichiamo il costo unitario alla quantità, quindi 3 per 6, tabellina del 3, 3 per 6, 18. Quindi, costo unitario 3 euro, costo totale di 6 barattoli, 18 euro. Ci siamo? Questi sono i nostri dati. Andiamo avanti. Il signor Luigi rivende i barattoli di zucchine nel suo negozio a un prezzo superiore rispetto a quello acquistato, 5 euro. Dalla compravendita il signor Luigi ha guadagnato 2 euro. Andiamo a vedere i dati.
Lui ha pagato un barattolo 3 euro. Lo rivende a 5 euro. Quindi quant'è il guadagno? Per trovare il guadagno bisogna fare il ricavo, vedete, per trovare il guadagno. Ricavo meno la spesa, quindi ricavo 5 euro meno 3 euro la spesa, 5 meno 3 fa 2. Lui guadagna 2 euro ogni barattolo. Quindi, quanto guadagna il signor Luigi se vende tutti i 6 barattoli di zucchine in agrodolce? Allora, avevamo detto che in questo caso il costo totale era 18, vero? Vi ricordate? Guadagna 2 euro. Quindi, cosa bisogna fare per trovare il guadagno di 6 barattoli? Avete trovato la soluzione? Ci guardiamo insieme? Allora, se ogni barattolo, per ogni barattolo lui guadagna 2 euro, come facciamo a sapere quanto guadagna per 6 barattoli? 2 per 6. Su un barattolo guadagna 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro, 2 euro. Addizione ripetuta, quindi moltiplicazione, 2 per 6. 2 per 6. 12, bravi. Quindi, quanto guadagna il signor Luigi se vende tutti i 6 barattoli di zucchine in agrodolce? Guadagna 12 euro perché per ogni barattolo lui guadagna 2 euro. Ci siamo? Allora, adesso vi faccio vedere, poi giuro che ho finito, questa tabella. Vorrei che voi la ricopiaste così com'è sul vostro quaderno, ok? Anche coi colori, perché vi aiuta a memorizzarla e ci servirà poi per andare a vedere quando faremo dei calcoli o comunque dei problemi. Questo schemino servirà a tutti, ok? Quindi spesa più guadagno, troviamo il ricavo. Ricavo meno il guadagno, troviamo la spesa. Il ricavo meno la spesa, troviamo il guadagno. Questa ve la dovete stampare sia sul quaderno sia sulla fronte, ok? Per ricordarcela bene. Stessa cosa per ripassare la prima cosa che abbiamo studiato oggi. Questa tabella di costo unitario e costo totale. Costo unitario per la quantità, troviamo il costo totale o complessivo, come l'abbiamo chiamato prima. Per trovare il costo unitario dobbiamo fare costo totale diviso quantità e per trovare la quantità costo totale diviso costo unitario. Mi raccomando, queste due tabelline, una e due, fatte per bene sul quaderno. Va bene? Ciao!